Buongiorno a tutti, come tutti i mercoledì oggi parleremo dei video di saggezze verdi che sono e parleremo quindi di come utilizzare i tarocchi, gli spiriti verdi per oggi per benedire dell'acqua. Io sono Johannes, uno dei coautori insieme ad Anne e writer del libro dei tarocchi degli spiriti verdi e in particolare mi sono occupato delle illustrazioni delle carte. Come già ho detto in precedenza, queste carte non sono solo degli strumenti divinatori, ma sono degli strumenti energetici, sono state preparate con delle acque particolari, raccolte in giro per l'Europa, in varie fonti sacre, e parlare della benedizione dell'acqua e degli spiriti verdi, diciamo che c'è un legame, un link molto forte, perché oggettivamente queste carte sono nate dalle acque. E ho scelto questo argomento perché ieri, appena passata la giornata internazionale dell'acqua, che come ben sappiamo inizia a essere un bene abbastanza prioritario e sempre più difficile trovare dell'acqua pulita, potabile, eccetera, quindi mi sembrava importante anche dare importanza a questo elemento da un punto di vista spirituale. Allora, la benedizione dell'acqua è alla base di qualsiasi operazione magica o energetica, è una cosa che si fa normalmente quando noi iniziamo qualsiasi tipo di rituale. Solitamente vengono usati tutti gli elementi, tra cui anche l'acqua, che è un elemento di purificazione, ma non solo. E in questo caso vedremo un esercizio molto semplice, molto basico, di come si può benedire dell'acqua utilizzando i tarocchi degli spiriti verdi. In particolare andiamo ad utilizzare una carta soltanto, quindi è un esercizio molto, molto semplice. E i materiali necessari sono quindi la carta del lontano, e poi ora spiegherò perché ho scelto questo spirito verde per la benedizione dell'acqua. Naturalmente un vaso di acqua, se possibile, di una sorgente naturale. Se non è possibile avere dell'acqua di una sorgente naturale, possiamo benissimo utilizzare dell'acqua in bottiglia. Quindi la cosa che andremo a fare principalmente è prima spiegare perché per benedire l'acqua useremo lontano. Lontano, per chi non lo sa, è un albero che ama moltissimo questo elemento, infatti si trova spesso e volentieri in riva a fiumi, in riva ai laghi o comunque in luoghi particolarmente ricchi d'acqua. È un albero molto resistente, il legno di questo albero è molto resistente all'elemento acqua e addirittura il suo legno viene utilizzato, è stato utilizzato per costruire le fondamenta di Venezia, proprio perché resistente a questo elemento, molto resistente. E a livello, diciamo, energetico, lontano è uno spirito verde che ci parla di emozioni, di saper navigare le nostre emozioni, saper resistere alle nostre tempeste emotive e saper rimanere con i piedi ben saldi in terra anche quando siamo in situazioni emotivamente molto intense, sia da un punto di vista positivo ma anche da un punto di vista negativo, perché comunque anche le emozioni positive possono farci perdere un po' la bussola, cioè la direzione, e disperdere la nostra energia. Allo stesso tempo lo fanno anche le emozioni negative. Quindi lontano ci insegna a rimanere lucidi anche in un momento di profonda connessione con le nostre emozioni o profondo
espressione delle nostre emozioni, qualsiasi esse siano, positive o negative. Quindi, proprio per questa sua importanza e questo suo sodalizio con l'elemento acqua, Allontano è forse tra tutte le carte, non è l'unica connessa all'elemento acqua, ce ne sono anche altre, però diciamo che è quello che tra tutte è più identificativo con l'elemento dell'acqua. Un'altra carta che potrebbe essere connessa profondamente con questo elemento è il salice che sto cercando qui, perché non ce l'ho a portata di mano, eccolo. Il salice è un altro albero che ama particolarmente questo elemento, è più legato alla guarigione. Potremmo usare tutte e due o solo Lontano o solo il salice in realtà. Quindi oggi parlerò solo di una di queste due carte o di tutte e due insieme, però per farvi vedere che ogni carta che è nata da questo mazzo è stata pensata. Quindi da un punto di vista divinatorio Lontano ci potrebbe spiegare, per esempio, come che dobbiamo resistere a una tempesta emotiva oppure che dobbiamo tenerci saldi e chiarificare al meglio le nostre emozioni così da non lasciarci trascinare da questa energia travolgente delle emozioni che spesso e volentieri ci fa disperdere energia, ci fa perdere il nostro target, il nostro obiettivo, eccetera, o semplicemente, se stiamo facendo una domanda legata ai sentimenti, che il sentimento in quella persona è molto forte, è molto presente. Ecco. Il salice è più una carta di guarigione, quindi accoglie tutte le qualità guaritive dell'acqua e a differenza del lontano è anche una carta di protezione. Perché il salice ci crea una campana permeabile, perché non è impermeabile, che ci permette di riconoscere i nostri confini emotivi, per esempio. Infatti è un albero, uno spirito verde che ci aiuta molto a lavorare sopra le dipendenze emotive, a capire quali sono i nostri limiti a livello emozionale. A non lasciarci dominare dalle emozioni, dagli affetti più che dalle emozioni, quindi dalle persone, dai nostri affetti, dalle nostre persone care, non ci aiuta a non lasciarci dominare da dei legami affettivi, quindi rimanere saldi e allo stesso tempo creare uno strato protettivo che ci permette di osservare le nostre emozioni, quindi non escluderle, ma osservarle, perché noi se stiamo sotto la campana di un salice possiamo osservare quello che c'è al di là del salice, ma solitamente chi è al di fuori della campana del salice non può vedere dentro, quindi ci nasconde e ci protegge allo stesso tempo. E un'altra caratteristica del salice, oltre a fare questo, è che ci permette di far respirare i nostri sentimenti, perché comunque non è una protezione totale, ma è una protezione permeabile e intelligente. Bene, ora che abbiamo più o meno raccontato la storia di questi due spiriti verdi, andiamo a vedere l'esercizio. Quindi prendiamo un piattino di ceramica e lo mettiamo sopra a una delle due carte, quella che scegliamo in questo momento, se è lontano il salice, e il nostro bicchiere di vetro con dell'acqua di sorgente o dell'acqua di bottiglia. La appoggiamo sopra il piattino di ceramica e semplicemente immaginiamo, quindi magari prima di fare questo lavoro osserviamo bene i colori della carta, gli elementi, i personaggi che la abitano e immaginiamo che il personaggio del lontano o i colori del lontano o il personaggio del salice i colori del salice penetrino all'interno del bicchiere con l'acqua.
E mentre facciamo questa visualizzazione, per 8 volte andremo a salmodiare o usare come un mantra il nome dello spirito verde, quindi o Ontan o Sage. Fatto questo, l'acqua sarà pronta, quindi la possiamo usare per i nostri rituali, la possiamo bere, la possiamo usare per i nostri scopi, per cui l'abbiamo creata. Possiamo usarla anche per benedire degli oggetti legati a questo elemento, la possiamo usare anche per pulire la nostra abitazione, la nostra stanza, mettendo quest'acqua all'interno del secchio dove andremo a pulire, che utilizzeremo per pulire la stanza o la casa, o semplicemente potremo anche usare un diffusore che va a sprigionare l'acqua all'interno della stanza, magari utilizzando anche degli oli profumati, oli naturali profumati appropriati. Niente. Per saggezze verdi oggi è tutto, vi ringrazio, vi ricordo che se siete se volete acquistare il mazzo di carte del libro potete farlo iscrivendoci a spiritiverdi@gmail.com, o potete farlo scrivendoci all'interno della nostra pagina di Facebook, I Tarocchi degli Spiriti Verdi. Vi ringraziamo, vi ringrazio, anzi io gli Spiriti Verdi per avermi ascoltato, e a presto da Johannes.